Nelle giornate di lunedì e martedì, 13-14 novembre, l'isola che c'è è stata visitata da un gruppo appartenente alla Scuola Centrale di Formazione. La Scuola Centrale di Formazione in questo anno si è data come obiettivo quello di approfondire temi legati alla disabilità. Ci eravamo incontrati con loro alla visita alla Cascina Rossago, un centro residenziale che si occupa di persone con autismo adulti, e in quell'ambito era nata l'idea di poter mostrare anche la nostra esperienza, che è dedicata a una fascia di età inferiore, perché ci occupiamo appunto di adolescenti con autismo con disturbi del comportamento. Una percentuale fortunatamente piccola di soggetti, ma che richiede trattamenti specifici e intensivi. Le due giornate si sono svolte in un clima di collaborazione e autentico interesse. Abbiamo potuto raccontare la nostra esperienza, e con l'intervento anche di figure esterne che collaborano a vario titolo con noi, come la dottoressa Stagnaro della ASL 4, l'assistente sociale Simonetto del distretto 15 di Chiavari. È stato anche particolarmente gradito e interessante l'intervento dei genitori. Le persone che prevalentemente erano educatori, pedagogisti, alcuni anche con funzioni di coordinamento sia in centri di formazione che in centri diurni o residenziali per disabili, hanno anche loro stessi portato in modo così, con un confronto utile e molto propositivo anche per noi, domande, esperienze e contributi. L'idea appunto della scuola centrale è proprio quella non soltanto di promuovere momenti formativi all'esterno, ma favorire e caldeggiare il fatto che i soci stessi, dove abbiano esperienze di buone prassi o appunto esperienze di eccellenza in alcuni ambiti specifici, possano essi stessi divenire formatori degli altri, diciamo. E così ci siamo dati successivi appuntamenti, e questa collaborazione, che ritengo molto utile, dovrebbe proseguire.